Bene a tutti ragazzi, ho appena finito la serie di Fallout, una figata. Allora, è stata un po' un'ammazzata, perché io comunque ormai non c'ho più il fisico, sarà un po' il lavoro, stanco, sono arrivato alle 3 di notte, volevo fare una live su Twitch, ma hanno pure levato il watch party, insomma, è stata una cosa distruttiva. Quindi ci ho messo un po' dei giorni, avrei voluto pure far uscire il video prima, però vabbè, comunque sarà un video completamente senza spoiler, non entrerò nei dettagli da nessuna parte, sarà semplicemente, insomma, una mia reazione a caldo. E al massimo che dirò, mi aspettavo un po' più robot, certo, potevano, la CGI era un po' così, queste cose così, insomma, senza entrare troppo nei dettagli. Un pochetto parleremo anche di Fallout in generale, magari arriveranno comunque altri video in futuro. Questo sarà più una reazione a caldo, un po' parlata come se fossero tra amici, per chi l'ha vista, ma anche per chi ancora la deve vedere, non si vuole spoilerare nulla. In questo video non ci sarà niente. Ne ho già registrati tre pezzi perché poi mi sfuggono le cose. Però sto ripartendo da capo e lo rifaccio. Sto facendo così. Allora, comunque, devo dire, raga, una figata. Mo' ve racconto un attimo come è stata fondamentalmente la mia reazione. Io la mattina ero un po' innervosito. Magari non so se anche voi. Io sono sempre stato uno che ha sempre voluto che Fallout diventasse mainstream. Molti mi dicevano, però te giochi, parli su YouTube di questo gioco, ma chi lo conosce? Altri colleghi, no? Devo dire che l'ho sempre vista come una cosa che mi dispiaceva. Avrei voluto, essendo una cosa che adoro come storia dei primi capitoli, avrei voluto che la conoscessero tutti. Però, alla fine, adesso che stava diventando mainstream, ero preoccupato. Non lo so, la mattina mi sono svegliato nervoso proprio. Una certa, ho pure strappato una ciabatta e l'ho tirata, che ancora mia moglie mi prende in giro. Però vabbè, comunque c'è stato questo momento di nervosismo e alla fine, raga, me la sono vista e devo dire. Mi è piaciuta molto, moltissimo, è molto figa, non voglio spoilerare, sarà difficile, però insomma, sono molto fomentato, ecco, per chi ha visto la serie saprà perché sono fomentato, ecco, senza che perché sto qui a dire nulla. Comunque, beh, ero molto nervoso perché avevo paura che un po' questo si perdesse il senso, non lo so, ora adesso la vedrà chissà tantissima gente, era quello che volevo. Avrei voluto forse girarlo anche io. Infatti, poi Nolan ha fatto un grandissimo lavoro omonimo, e non è il Nolan che conoscete, regista di Westworld. E la serie, capolavoro, ragazzi. Ottimo, ottimissimo adattamento. Tecnicamente, devo dire nulla di assurdo, di ineccepibile, però, cioè, come cinema che rimanga nella scambi la storia del cinema? No, ovviamente, però non credo che qualcuno di voi cerchi questo, magari questa è una cosa che cerco solo io, però devo dire comunque film assolutamente serie, assolutamente fruibile a livello tecnico. Faccio pure un po' un'analisi tecnica, comunque io del lavoro alla fine faccio regista, comunque un pochetto pure da quel punto di vista, non mi va male parlarne su Twitch, su YouTube, però un momento adatto che insomma, ho sempre parlato dei Fallout, è anche una serie. Sull'argomento un pochetto, anche lì sono umile, non l'ho mai detto, però anche se è una cosa poco umile, ora da dire, però qualcosa so, qualcosina. Quindi per quanto riguarda la regia, non vorrei sembrare che dico qualcosa di negativo, diciamo non ha particolari vezzi artistici o niente di particolarmente distintivo a livello registico, ecco, sembra un'ottima serie, estremamente fruibile, che potrebbe essere una cosa positiva per tutti, io magari perché comunque so del mestiere, apprezzo molto di più quando c'è un carattere un po' più distintivo del regista, mentre sembra la classica ottima serie Netflix che piace sicuro, che uno dice beh, buono, infatti è quello deve fare. Però insomma, come vi posso spiegare, come che ne so, uno Stranger Things che non ha senza infamia e senza lodi, un'ottima regia. Però non è quella che ti rimane principale. Non mi ricordo la regia come principale protagonista, ecco. Quindi è assolutamente secondaria. Un pochetto collegata alla regia, più tutta la fotografia che ho apprezzato, è tutta molto bella. C'è anche un po' di western, ricorda un pochetto più New Vegas, anche se so che il regista è più fan di Fallout 3, da quanto so. E quindi cioè, ogni tanto dei momenti western un po' alla Sergio Leone molto fighi. Però la fotografia avrei apprezzato molto di più se ci fosse stato qualche tonalità di verde di più. Ogni tanto qualche tempesta elettromagnetica, o non so se la situazione è migliorata. Cioè,
giustamente magari, e quindi ce ne sono di meno. Però comunque fotografie, colori, adattamento, è tutto perfetto, è tutto bellissimo. Proprio se volessi storce il naso, rompe un pochetto, ecco quello, qualche tempesta elettromagnetica in più, un po' più di notti oscure con tonalità verdi che in mezzo ai fulmini avrei apprezzato, ecco. Però per questo devo dire tutto molto bello. Devo dire che mi è piaciuto molto, ecco, senza entrare troppo nei dettagli, però ho visto, c'è la classica sensazione di aver giocato quasi a un Fallout, perché hai quel quella sensazione di scoperta che avresti giocando. Non ve voglio spoilerare, però insomma ci stanno tante dinamiche che avverranno nel corso delle prime puntate, ma pure più avanti, che non so, semplicemente dei fanservice, non mi veniva il termine, ma sono comunque delle dinamiche che apprezzerete e che sono fatte molto bene e ricordano insomma delle dinamiche classiche narrative di un Fallout, ecco, estese in un percorso un po' più breve. Magari avrei preferito un po' più l'uso dei terminali per scoprire delle cose. C'è stata la scelta ottima, per chi avesse visto la serie, insomma, comunque non vi spoiler, di collegare, questo l'avevo detto anche prima che uscisse, con personaggi che magari ancora sono vivi perché sono stati criogenizzati o per altri motivi. Vabbè, c'è un gol, lo sapete, insomma, si capisce pure dal trailer, che se ne avete capito dal trailer, perché mi dispiace per voi. Comunque che è vivo da un bel po' di tempo e questo permette, insomma, a livello narrativo di collegare e di far vedere dei particolari. Insomma, a me da quel punto di vista dei particolari del preguerra, molto interessante. Vabbè, comunque per chi non sapesse, Fallout ambientato in un'ambientazione post-apocalittica, in un universo, diciamo, dove si è evoluto il mondo in maniera diversa, un universo atompunk, quindi completamente concentrato sul nucleare, propaganda sul nucleare, ottimismo estremo sul nucleare, sminuire in ogni modo i rischi di radiazioni, maccartismo totale, qualunque cosa è comunismo, il terrore comunismo, il comunismo è il male, è il pericolo maggiore. Chiunque minimamente abbia qualcosa da ridire su abbia minimo di, insomma, di dubbi sulle varie decisioni delle corporazioni è un comunista, poi de base, e un po' è stato così, poi ne parleremo nei prossimi video, comunque andrò un po' più nel dettaglio, secondo me è molto interessante parlarne, e ho anche trovato dei video veri di quel periodo, molto greve, maccartismo, propaganda, come riconoscere un comunista, se un tuo amico è un comunista, dirà cose di questo genere, sono frasi normalissime, magari si lamenterà delle istituzioni, come? E il comunista non accetterà mai veramente, non lo dirà mai chiaramente di essere un comunista. Vabbè, comunque, insomma, non voglio divagare, però ho trovato dei video molto interessanti che secondo me potremo vedere e analizzare insieme con tanti altri particolari, insomma, che si ricollegano alla serie, però vedetela se non l'avete vista. E insomma, vabbè, comunque una critica palese anche quella al capitalismo, con questo libero mercato anarcocapitalista che ha degenerato male sia post nucleare sia prima. Per chi non ha visto la serie, comunque si sa già dalla serie The Fallout che comunque la democrazia non era reale, c'era un'enclave che controllava tutto e comunque anche queste corporazioni si incontravano e le loro decisioni erano mille volte più importanti di qualunque democrazia e qualunque votazione, e diciamo che le loro scelte, però vabbè, dai, non ve voglio spoilerare, insomma faremo altri capitoli dove parleremo, entreremo un po' più nei dettagli di questa cosa per chi non l'avesse notato giocando al gioco. Insomma, l'anarcocapitalismo non sta andando bene, stai letteralmente comprando una mosca radioattiva gigante con dei tappi di una bibita estinta. Mi sembra abbastanza palese l'allegoria, insomma, satirica dell'anarcocapitalismo. Però vabbè, non voglio entrare troppo nei dettagli perché comunque non vorrei spoilerare per chi non avesse visto, non avesse giocato i capitoli, non avesse letto neanche un terminale, non sapesse come mai
si è generata tutta la guerra nucleare, insomma, lo sapete di chi è la colpa, è un pochetto del fatto che si dava questo estremo potere a queste corporazioni, a chiunque si ribellava era uno che, perché sei contro le multinazionali, che sei un comunista, no, beh, ma questi fanno delle cose orribili, insomma, magari quello è il problema, però vabbè. Non voglio entrare nei dettagli, non vorrei spoilerare. Per comunque chiudere, che alla fine mi sono dilungato, non volevo dilungarmi. E in generale ho notato comunque un ottimo adattamento nell'esplorazione. Ci stanno pure delle situazioni dove c'è il classico Vault, dove trovi le persone morte lì, proprio in posizione di quello che stanno facendo, che un po' è pure forzato, ma è un classico dei Fallout. Quindi è carino, a me è piaciuto. E non voglio, insomma, spoilerare, quindi mi stanno venendo in mente delle cose che dirò nei prossimi video, perché non vorrei che magari spoilerò qualcuno. Però, insomma, devo dire, a me è piaciuto molto. Magari, ecco, una carenza. Secondo me si sono ancora trattenuti, perché probabilmente non finirà qua, magari. Che ne so, se... potrebbe essere che se va bene ne faranno delle altre, chi lo sa, speriamo. Io credo proprio di sì, perché comunque è proprio una bella serie e credo che farà successo, ecco. Ho notato una carenza, si sono un po' trattenuti, nel senso che hanno messo una piccolissima percentuale delle creature che potevano mettere, si vedono gli Yanguai. E se vedono altri, non voglio spoilerare, devo dire quello fatto molto bene alla fine, cioè, non lo so, l'ho visto una volta, lo dovrei rivedere, mi sembra fatto bene, fa pure un po' ridere, quella scena è molto divertente, cioè, quella comicità grottesca e quell'ironia demenziale grottesca, splatter perfetta, regà, alla Fallout. Sono molto fiero di loro, hanno fatto un ottimo lavoro, faccio un applauso. E perché era difficile, perché cioè, poi non so, magari so io, però ho sentito molti fan che, ditemi anche voi in chat che ne pensate, ma ho sentito la community ha reagito bene, soprattutto altri, anche i miei amici personali mi hanno detto: ma te ci giochi ancora a Fallout? Perché lo sto scaricando, c'è il gioco, ho fatto mo me lo sto riscaricando pure io, infatti raga, rimettetelo anche voi, che se stiamo a rientrare riattiviamo la vecchia armata e riconquistiamo il West Virginia. E niente, ci sono pure delle informazioni su un possibile remastered di Fallout 4, ma ne parleremo. E, insomma, non voglio spoilerare, però si potevano vedere più creature, ecco. Si vedono un bel po' di goal, poi non so, magari comunque, come sapete, è ambientato la storia di Fallout più avanti nel tempo, quindi magari, che ne so, i goal, i robot che giravano una zona contaminata, la maggior parte l'hanno rotti e distrutti e smembrati in California, magari è quello, però insomma non se ne vedono tantissimi, c'è qualche Mister Andy, non ve voglio spoilerare, si vedono altre cose. E un Assaltron spaccato in mezzo alla sabbia a una certa, ma niente di che. Per il resto comunque tutto molto bello e adattato bene, devo dire. È durato poco, ecco, alla fine è volato, ci ho avuto poco tempo perché avrei voluto vederlo di fila per poter fare uscire il video il prima possibile, però comunque non ce l'ho fatta, perché comunque non so tipo da vedermi 8 puntate di fila, so io, perché lui meritava tantissimo come serie. Avrei preferito che usciva una a settimana, che l'avrei potuta analizzare meglio, avremmo potuto parlarne, sarebbe stato, avrei apprezzato di più, devo dire, a me, io so vecchia scuola, come una volta che comunque usciva un film, la serie magari era settimanale e la aspettavi, era pure bello. Potevamo comunque parlarne su Twitch, insomma, discuterne, ognuno diceva la sua, beh, lo possiamo ancora fare, però insomma era bello farlo tutta la settimana, una volta a settimana con appuntamento fisso. A proposito, comunque seguitemi pure su Twitch, qui c'è il link in descrizione dove nei prossimi giorni comunque organizzeremo le live, ognuno potrebbe, fate tipo da ricercatori, ne parliamo insieme e mi date pure una mano, qualcuno magari ha notato qualcosa in più, più occhi, più orecchie, insomma magari è meglio. E comunque vi ringrazio a tutti, raga. A proposito, vi ricordo pure che qui c'è il link anche del nostro profilo Discord, di un'app che stiamo facendo, e entrate nel profilo Discord per mettervi in lista per poter accedere in esclusiva, in anteprima, alla versione dell'alfa aperta al pubblico.
siamo nella fase di tester. Comunque è un'app per giocare di ruolo con intelligenza artificiale, tutto ottimizzata con i dati, avanzamento di livello, e punti esperienza, oggetti, inventario, diario. Una cosa bella complicata, cioè, sto lavorando un bel po'. Vedrete. Comunque usciranno comunque a breve, mi dovrete dare una mano pure su questo, se entrate su Twitch e video su come è nata Confraternita Acciaio, tutto, vari particolari che magari nella serie io non ho notato, avete notato qualcosa, ne discutiamo insieme, comunque è divertente, per chi è fan insomma secondo me ci divertiremo e parleremo insomma di tutto, come è nata Confraternita Acciaio, Mariposa, la Westech, la Voltech, tutti i vari segreti, e usciranno nei prossimi giorni tutti i video che cercheranno di spiegare tutte le piccole cose che magari chi ha capito anche la serie, ma se non conosce tutti i minimi dettagli del gioco magari gli è sfuggito. Andremo a vedere un po' tutto. E niente ragazzi, vi ringrazio, scusate se mi sono dilungato, e dai, sarà un'anticipazione più di tutto per dirvi cosa faremo nei prossimi giorni, perché sto video era un po' più una chiacchierata insomma di come ho preso io. Come se mi è piaciuta o non mi è piaciuta la serie, sti cazzi. Però vabbè, se qualcuno non l'ha ancora vista, magari è uno sprint per vederla, raga, perché devo dire merita un adattamento fatto bene, ed è molto raro da un videogioco a una serie TV fatta dignitosamente. E dai, vi ringrazio, grazie a tutti ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Ripartiremo con nuovi video alla grande, alla scoperta di 100.000 cose che non hai notato di la serie di Fallout, quindi tutti così. Ciao ragazzi, grazie a tutti.